Bentornato, bentornata a School of Triathlon. Siamo di nuovo pronti ad entrare nel vivo della gara. Abbiamo detto nella prima puntata e nelle puntate precedenti che il triathlon sono tre sport, tre discipline messe assieme, ma sono sei momenti. Qua siamo nella parte centrale, nella bici. La bici è già pronta e tra poco andiamo in strada a provarla, ma prima, come sempre, la sigla e l'aereo che passa sopra. Volkswagen. Si parte in bici, come ti ho detto nella puntata di prima, se non l'hai vista riguardatela. Dopo la transizione si sale alla Mount Line, ci sarà una linea, qua la stiamo un po' immaginando. Da quella linea in poi puoi salire sulla bicicletta. Attenzione, prima della linea portare le mani sulle leve freni. È importante perché in quella fase controllo meglio la bici. Prima ce l'avevi sulla sella, adesso sulla leva freni. Da lì salgo sulla sella. Sali lentamente, il tuo primo obiettivo deve essere mettere il tuo bel sedere sulla sella. Poi appoggi i piedi sui pedali, sulle scarpe, scusami. Mi è capitato una volta di appoggiare i piedi e di perdere una scarpa e di fare la gara con una scarpa sola. Ti garantisco che appoggiare il piede nudo sul pedale non è fantastico. Torniamo a bomba. Appoggio i piedi sulle scarpe, inizio a pedalare, prendo velocità. Se hai delle scarpe specifiche da triathlon come le mie è più facile perché le infili molto velocemente, ma devo aver già preso un po' di velocità, sempre con l'occhio rivolto alla strada perché devo guardare cosa succede. Infilo le dita nella scarpa e mi aiuto infilando il piede. È molto facile in questo tipo di scarpe perché sono belle aperte. Dopodiché riprendo la pedalata, faccio la stessa operazione con l'altro piede, riprendo di nuovo pedalata per riprendere un po' velocità e poi vado a chiudere i due strappi. Ripeto, con queste scarpe è molto facile perché si infilano molto velocemente e si chiudono altrettanto facilmente. Dopodiché di nuovo riprendo la velocità e vado a infilare gli occhiali se non li avevo messi prima in transizione, come nel mio caso, e lì devo starci attento. Anche lì una cosa importantissima è occhi sempre sulla strada. Questi meccanismi devono essere quasi automatici, per quello ripeto sempre, provali in allenamento, provali più volte perché diventa un automatismo o quasi, e non avrai problemi a farlo e potrai anche controllare cosa succede intorno a te mentre lo stai facendo. Giro di boa, uno dei punti salienti delle gare di triathlon. Nel mondo del ciclismo praticamente questa cosa non esiste, da noi quasi tutte le gare hanno almeno un giro di boa. Va affrontato con intelligenza. Perché? Perché si rischia sempre di farsi male scivolando oppure toccando qualche avversario. Per cui, prima cosa, attenzione a chi avete intorno, come in tutte le situazioni delle gare di triathlon, attenzione a chi avete intorno e a cosa fa. Sempre occhi a guardare ai nostri lati, davanti e magari anche un pochino controllare dietro. Si arriva, calo il rapporto prima di arrivare al giro di boa, proprio perché devo essere pronto poi in uscita, quindi devo essere attento a scalare almeno due rapporti dietro, alleggerire un pochino. Freno, arrivo lento, esco accelerando e poi rilancio la bicicletta buttando giù poi un paio di denti e tornando al rapporto precedente. È importante questo passaggio, è importante affrontarli nella maniera adeguata. Ne ho viste di tutti i colori alle gare. Fateci attenzione per favore, perché sono punti veramente dove si rischia anche di farsi male, per cui attenzione. Un'ultima cosa sui giri di boa, ma in generale sui punti dove ci sono delle curve, dove ci sono dei rilanci. Cerchiamo di affrontarli, o meno, cerca di affrontarli un po' più avanti se sei in gruppo, perché se sei ultimo del gruppo è finita. Quando rilanciano quelli davanti, tu devi rilanciare al doppio della velocità perché sei l'ultimo a riprendere velocità e ti garantisco che si soffre duro quando bisogna cercare di richiudere quel buco che si crea sempre. Sfreccia, vola, corri, respira, nutriti. Per mantenere il ritmo delle tue passioni hai bisogno di un'energia tutta nuova, quella di Cetilar Nutrition. Fai di ogni performance la tua performance migliore con Cetilar Nutrition. Ti sarai chiesto, bici da strada o bici da triathlon? Cos'è la differenza? La differenza è che la bici da triathlon storicamente era quella con le prolunghe, quella da crono per intenderci,
la bici da strada è la bici che si usa comunemente nelle gare di ciclismo. Oggi il triathlon su distanza sprint, olimpica, insomma le distanze corte con la scia consentita, si fa con la bici da strada. Da quest'anno sono vietate anche le famose prolunghine, quelle corte che si usavano anche nel triathlon, per cui bici da strada super tradizionale, questa è quella che si usa nelle gare normali, per questo mi hai visto così. E in questo caso chi vuole essere un po' più performante, mi permetto di dire, di imparare ad acquisire una posizione un po' più aerodinamica. Stare molto alti, aperti tantissimo con le spalle alte fa perdere molta efficienza aerodinamica. State bassi, così sembrate anche più belli in foto e questo non guasta mai. Altra cosa importantissima: che ritmo tenere quando sono in gara. Ricordati sempre che poi abbiamo un'altra frazione da fare, per cui non distruggerti. Mi è capitato spesso di vedere nelle gare, soprattutto per chi è alle prime armi e magari non sa stare benissimo in gruppo o gestire bene il ritmo, di fare sparate infinite dove si mette davanti a tirare il gruppo e poi si lamenta a fine gara, nessuno mi dava i cambi, eccetera. Non fare queste cose, segui il ritmo ideale tuo innanzitutto, che magari hai provato e sai di poter gestire per 40 km, che non sono pochi, e soprattutto se sei nel gruppo cerca di stare nel gruppo. È meglio stare con gli altri, magari ti sembra in alcuni momenti non far più fatica di poter andare più forte, ma fidati che se vai davanti da solo fai molta più fatica, quindi aiuta gli altri eccetera, ma cerca di tenere un ritmo adeguato. Come allenare i ritmi del triathlon olimpico, che non sono banali? Bisogna fare tanto lavoro anche sicuramente di chilometri, di volume, ma anche imparare a allenare i cambi di ritmo, che sono fondamentali. L'abbiamo visto nel giro di boa, rilanci, imparare a fare questi scatti brevi per riprendere velocità e non perdere il gruppo, perché spesso succede così, e abituarsi a fare anche dei tratti di 1, 2, 3 minuti ad un'intensità più alta quella che potete tenere, perché a volte questi brevi tratti che durano poco servono proprio per le accelerazioni che improvvisamente qualcuno magari fa nel gruppo e poi immancabilmente al tuo coach a fine gara dici: cavolo, ho perso il gruppo perché hanno aumentato per 2 minuti e non sono riuscito a tenerli. Allenati su queste cose perché è veramente importante su questo tipo di gare. Come stare in gruppo? Lo so, non è facilissimo per le prime volte perché si ha un po' paura eccetera, ma attenzione, è importante prima cosa tenere un ritmo costante, no agli strappi, non fare le menate perché vado davanti e faccio il fenomeno e poi quelli dietro mi insultano. Quindi non strappare, ritmo costante, dare i cambi perché gli altri saranno contenti di riposare un po', ma anche tu dopo lo sarai, quindi ricordati, importante dare i cambi. E soprattutto parlarsi anche con gli avversari, con i compagni di gara. Perché? Perché ci si intende un po' su cosa si vuole fare, aiutarsi a vicenda. È importante saper stare bene in gruppo, perché ne ho viste di tutti i colori, ho visto gente fare 2 minuti a bomba davanti al gruppo, poi spostarsi e staccarsi dal gruppo perché aveva finito tutte le energie. Ritmo costante. Come ci si allena? Ci si allena uscendo con degli amici, facendo gruppetto e imparando a gestire, a stare a ruota, a non aver paura. Controlla sempre cosa fa quello davanti quando sei a ruota, perché sicuramente l'ultima cosa che vuol fare è inchiodare e farsi tamponare. Quindi non aver paura di chi è davanti, ma cerca sempre, come in tutte le fasi della gara, lo ripeto per l'ennesima volta, di controllare anche cosa fanno gli altri, non solo cosa fai tu. Siamo verso la fine dei 40 km. Manca poco ad arrivare in zona cambio, quindi ci avviciniamo alla prossima fase, che è quella della transizione. Ma prima devo prepararmi a scendere dalla bici. Se ho adottato quella strategia che vi ho fatto vedere prima di salire con le scarpe già agganciate, farò lo stesso nel scendere. Diciamo innanzitutto che scendere dalla bici è più facile che salire, non è così difficile. Prima cosa che devo fare è slacciare la scarpa, sempre in sicurezza, sempre sguardo rivolto avanti, non guardo troppo in basso perché può succedere di tutto davanti a me. Quindi slaccio la prima scarpa, slaccio la seconda, filo il piede aiutandomi con la mano, con una mano ovviamente, stacco una mano, mi aiuto, sfilo il piede e appoggio il piede sulla scarpa. Lo faccio per entrambe le scarpe, sempre cercando di fare attenzione a cosa sta succedendo intorno a me e guardando sempre avanti. Dopodiché questa operazione la devo fare 2
200-300 metri prima della zona cambio, in modo tale che ho del margine per continuare a pedalare con i piedi appoggiati sulle scarpe. Questo mi permette di riprendere un po' di velocità e di non entrare ultimo del gruppo. Perché? Perché è importante anche qui entrare con meno persone davanti, soprattutto per non avere confusione davanti a me quando dovrò scendere dalla bici. Dopodiché arrivo alla fase di discesa, dove c'è la linea di discesa, lo vedete perché c'è il giudice che la segnala di solito, e qui mani sulle leve dei freni e sui freni, sempre pronte, freno lentamente, gradualmente avvicinandomi, scavalco con la gamba che preferite, per me è la destra, cavalco la bici e mi metto da un lato, e da qui poi, arrivato alla linea, freno e scendo. Scendo lentamente, non c'è bisogno di fare i salti mega galattici per scendere, non dobbiamo fare i fenomeni, dobbiamo andare in sicurezza e scendere. Questo è il momento dove fare più attenzione, perché bisogna farlo con estrema gradualità. Arrivo, freno, scendo. Una volta che sono sceso, di nuovo impugno la bici e vado, ma qui ne parliamo alla prossima puntata sulla transizione. Bene, siamo giunti anche alla fine di questa puntata. Ci mancano solo due parti della nostra gara, la transizione, che sarà la prossima transizione bici-corsa, e poi la corsa finale. Tieniti un po' di energie perché manca poco, ma bisogna preservarle. Come sempre, commenti, domande qui sotto, io ti risponderò, e se vuoi leggere anche gli articoli Endu Channel, ci sono gli articoli miei e anche dei miei colleghi. Ci vediamo alla prossima, allenati!